qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Sono qui a adorarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei stop.
126, Gesù è la pace, 126. Fammi non di te,
sempre nel capitolo 4 della lettera agli Efesini, i versetti da 25 a 32. Se può venire Saverio a leggerci il brano, ci poniamo subito in ascolto. E naturalmente questo brano va a prosecuzione di quello della settimana scorsa. Stiamo analizzando il capitolo 4 della lettera agli Efesini. Ricordate che nel brano precedente Paolo parla dell'importanza dell'uomo nuovo, bisogna spogliarsi del nuovo vecchio e vestire il nuovo nuovo. In questo brano Paolo ci dice in che cosa consiste la vita nuova, la vita dell'uomo nuovo che rinasce in Cristo. Efesini 4, 25 e 32, ascoltiamo. Perciò vanno alla menzogna, dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Nell'ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Chi avvezza a rubare non rubi più, anzi si tiene a fare lavorando onestamente con le proprie mani per farne parte a chi si trova in necessità. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni esperienza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato voi in Cristo. Molto bene, grazie della proclamazione di questa parola. Vi dicevo, questo brano è la prosecuzione di quello della settimana scorsa. Naturalmente Paolo adesso scende nel concreto. Siamo nella parte esortativa della lettera agli Efesini, che segue la parte dottrinale, e in questa parte esortativa, parenetica, Paolo scende molto al concreto. In pratica, adesso in questo testo Paolo ci dice in che cosa consiste la vita dell'uomo nuovo. Sì, bisogna spogliarsi dell'uomo vecchio, l'uomo peccatore, l'uomo che si corrompe dietro alle passioni ingannatrici, e bisogna rivestirsi dell'uomo nuovo. E allora che significa rivestirsi dell'uomo nuovo? Che cosa comporta questa vita nuova che i credenti in Cristo devono cercare di mettere in pratica? Versetto 25. Perciò vanno alla menzogna, dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Ecco una prima indicazione, una prima raccomandazione riguarda il bisogno di dire la verità sempre, rifuggendo dalla menzogna, dalla falsità. L'uomo nuovo, colui che vuole vivere una vita nuova, deve dire sempre la verità. E il motivo di questa raccomandazione è molto importante, e che siamo membra gli uni degli altri. Dite ciascuno la verità al proprio prossimo perché siamo membra gli uni degli altri. Cioè, il fatto che i credenti costituiscano un solo corpo, il corpo di Cristo che è la Chiesa, impone loro di non falsificare i loro rapporti con la menzogna. La mancanza di verità compromette la stabilità, l'unità, la solidità del corpo ecclesiale. Se nel corpo ecclesiale si introducono la menzogna, la falsità, l'ipocrisia, il sotterfugio, il nascondimento,
lanciano, minacciano fortemente il valore della fraternità, minacciano fortemente l'armonia della comunità cristiana. O la comunità cristiana vive nella verità o è destinata alla distruzione. Ricordate chi il padre della menzogna, il demonio, uno dei nomi con cui il demonio è chiamato è proprio questo, padre della menzogna. Il demonio ha la abilità di dire le menzogne in modo così credibile da farle ritenere bene. E quindi chi non dice la verità, chi usa la menzogna, si schiera dalla parte del diavolo e minaccia divisioni, instabilità, sotterfugi. Le menzogne, qualcuno ha detto, sono come le ciliegie, una tira l'altra. Con una menzogna piccola e poi bisogna dirne un'altra un po' più consistente per coprire la prima e poi un'altra ancora più grossa per coprire la seconda, e senza quasi che ce ne siamo accorti siamo caduti dal dire qualche menzogna al diventare menzogneri, bugiardi. Cioè abbiamo acquisito l'atteggiamento di chi abitualmente dice menzogne, abitualmente falsifica la realtà. È necessario perciò dire sempre la verità, anche quando questo comporta un disagio, una sofferenza, perché qualche volta dire la verità può comportare anche qualche rischio. Attenzione però, altrove in un'altra sua lettera Paolo dice che bisogna coniugare, lo ricorderete, la verità con la carità. In questo modo Paolo chiarisce che c'è modo e modo di dire la verità. La verità si può dire prendendo un pesce in faccia all'altro, o la verità si può dire invece con amorevole attenzione alla persona dell'altro. Il fatto che io devo dire la verità non mi consente di prendere a pesce in faccia l'altro. Gliela devo dire la verità, ma sempre con rispetto, con attenzione alla sua persona, scegliendo il momento giusto, le parole giuste, proprio per evitare di recare offesa, di recare danno. Comunque un primo atteggiamento di colui che vive la vita nuova in Cristo è proprio questo atteggiamento di sincerità e di veracità. Quando alla menzogna dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membra di un integrante. Versetto 26: nell'ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira. 27: non date occasione al diavolo. Ecco un altro campo di attuazione della vita nuova. Il cristiano deve controllare la sua irascibilità, la sua irascibilità. Le persone irascibili, le persone che si innervosiscono e non controllano i propri nervi, le proprie reazioni, le persone che sono combinate in questo modo spesso trascendono, superano i limiti, finiscono con dire anche quello che non pensano o che non vorrebbero dire. Si dice che i paroni non fanno cortusa, ma fino a un certo punto, perché ci sono parole che sono come dei
del corredo di virtù del cristiano, il quale deve riflettere prima di parlare. Una volta uno diceva: ci lo dico sempre quello che penso. E almeno bisogna vedere se pensi quello che dici. Dico quello che penso, ma penso quello che dico. O mi lascio andare come un fiume in piena e non penso più quello che sto dicendo. Bisogna riflettere prima di parlare. Bisogna contare fino a 10 prima di reagire. Bisogna ponderare bene quello che si ha da dire. Inoltre, come vedete in questo versetto 26, Paolo raccomanda di non fare tramontare il sole sopra la nostra ira. Bella questa espressione, non tramonti il sole sopra la vostra ira, che bello. Cioè non fate finire la giornata senza prima esservi riconciliati, senza prima aver risolto ogni cosa in termini poi di amorevolezza, di comprensione. Non andate a letto con la rabbia in corpo, senza aver tentato una riappacificazione, un chiarimento. Non tramonti il sole sopra la vostra ira, non ci perdete tempo. Persone che litigano e che fanno passare settimane, mesi, anni, diventa bruttissimo questo. Si sta male quando si sta così. Poi ci sono persone che sembrano eternamente arrabbiate, costantemente. Io posso capire che ci possono essere momenti, anche giornate, in cui uno è un po' più nervoso in base a quello che magari sta soffrendo, gli è accaduto. Ci sono persone che sono proprio tesi come una corda del violino, si dice, pronti a scattare immediatamente quando basta un nulla, si accendono con un fiammifero. Non tramonti il sole sopra la vostra ira, non indugiate, non perdete tempo, chiaritevi, pacificatevi prima che finisca il giorno. E nel versetto 27 Paolo aggiunge: non date occasione al diavolo. È chiaro che il diavolo ci squazza dentro queste situazioni, no? Quando noi ci lasciamo travolgere dall'ira, dalla rabbia, dal nervosismo, quando noi litighiamo, quando noi ci dividiamo gli uni dagli altri, quando noi non ci trattiamo come fratelli, c'è sempre in tutte queste cose lo zampino del diavolo. C'è sempre lo zampino del diavolo. Il cristiano deve stare attento a non cadere nel tranello di chi semina zizzania o di chi continuamente escogita provocazioni. Ci sono persone che hanno il diabolico penso, la diabolica capacità di essere provocatori. Oggi stavo rispondendo su Facebook, poi ho deciso basta, non rispondo più, non ne vale la pena, perché certe persone sono soltanto capaci di offendere e di provocare, e guai a cadere nelle provocazioni, hai capito? Basta, bisogna lasciare correre quelle cose, perché le provocazioni e le offese sono tranelli diabolici. Diabolici, alcuni lo fanno apposta. Voglio dire, uno può capitare che faccia un errore inavvertitamente, che faccia anche un errore, come dire, che ha offeso l'altro, che l'ha procedendo una sfumata, ma se non l'ha fatto apposta, se l'ha fatto per leggerezza, è già grave, come dire, ma è meno grave di chi questo lo fa in modo programmato, in modo pianificato, lo fa apposta, lo fa di proposito e lo fa di continuo, con tutti. Questo è il diavolo. Questo è il diavolo.
Io ne sono convinto che ci sono persone che, per motivi anche facilmente comprensibili, sono arrabbiate con la vita, queste persone. Sono arrabbiate con la vita. Per cui finiscono con inseminare offese, provocazioni a destra e a manca. E che Dio abbia pietà di loro, basta. Non so se mi sono spiegato. Che Dio abbia pietà di loro. Non ci mettiamo a questo livello. Non ci mettiamo a questo livello. Non dare occasione al diavolo significa innanzitutto capire che i motivi di angustia e di rabbia, come anche le cause dei litigi, risiedono in ultima analisi nell'azione nefasta del demonio. Dobbiamo sempre vigilare sulle nostre parole, sulle nostre azioni, evitando di cadere nei tranelli che il maligno tende contro di noi. Mi sembra importante anche questa seconda affermazione. Versetto 28, quindi abbiamo parlato dell'amore alla verità, del controllo dell'ira, vedete cose molto concrete. Terzo, versetto 28, chi ha mezzo a rubare non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie mani, per farne parte a chi si trova in necessità. Ecco una terza indicazione molto concreta di colui che vive la vita nuova in Cristo. L'onestà, l'onestà. Il non trasgredire il settimo comandamento, non rubare. Questo è essenziale per chi vuole dirsi cristiano, per chi vuole vivere una vita nuova. Vedete che si può rubare in molti modi. Non si ruba soltanto sottraendo ad altri le cose che non sono di nostra proprietà, questo è il rubare classico, ma si può rubare in molteplici modi. Per esempio, se si evadono le tasse, anche qui sarebbe un discorso molto difficile e complicato, perché qualcuno decide da solo che siccome le tasse sono troppe, sono ingiuste, però questo non possiamo mica deciderlo qualcuno per conto nostro. Possiamo e dobbiamo anche criticare, proporre, fare disegni di legge, fare referendum, ma intanto evadere le tasse è una forma di furto. Oppure non fare il proprio dovere lavorativo, io implicato, vengo pagato per fare un dolore, e invece ne faccio due, tre. Ieri a Reggio Calabria, al comune di Reggio Calabria, hanno scoperto un centinaio di assenteisti. Un centinaio di assenteisti, 17 già sono in carcere, perché questo è furto. Tu fai l'impiegato comunale, ti fai disprare il tesserino da qualche complice, e poi te ne vai per fatti tuoi, così ti affarasci, chissà, che andava a prendere un caffè che non finiva mai. Questo è furto. Tu sei pagato per quelle ore, non puoi rubare. Il contrario si chiama rubare. Ma soprattutto io mi sono convinto che non c'è soltanto il settimo comandamento non rubare, c'è anche il decimo, non desiderare la roba da altri. C'è chi vive nella bramosia, nella cupidigia, nel desiderio costante di beni materiali, delle cose che appartengono agli altri. Questo alimenta uno stato d'animo esacerbato, angustioso. Paolo qui dice al versetto 28: chi è ammesso a rubare non rubi più. Cioè chi ha l'abitudine di rubare, chi ha l'abitudine di rubare, chi lo fa così abitualmente che quasi quasi non se ne rende conto.
diciamo onestamente, questo è un pasto che Paolo prende spesso. In diverse occasioni Paolo, per esempio, mette in luce che egli ha provveduto al suo sostentamento con il lavoro delle sue mani. Paolo scrive parecchie volte su questo tema, è importante che ognuno lavori e lavori onestamente, e col proprio onesto lavoro ognuno non solo può sostentare se stesso, la sua famiglia, ma dice Paolo, può anche fare del bene a chi si trova in necessità. Abbiamo anche questo dovere di far parte dei nostri utili, dei nostri guadagni, coloro che possono essere più bisognosi. Vedete come nella Chiesa primitiva, nella Chiesa apostolica, c'era questa bella abitudine della comunione dei beni, della condivisione dei beni. Nessuno era nel bisogno, perché chi possedeva di più metteva a disposizione degli altri quello che possedeva. È difficile questo, è molto difficile. Una volta uno mi disse, fratelli in Cristo, ma le tasche non sono sorelle. Fratelli in Cristo, ma le tasche non sono sorelle. Non c'è maniera poi. Finché si parla di fraternità in Cristo, basta che non mettiamo mano al portafoglio, quello non c'è. E invece un'altra volta mi sorprese, io conobbi personalmente il padre Jacques, che fu il fondatore della comunità delle Beatitudini. La comunità delle Beatitudini è una comunità carismatica, molto bella, molto, un po' nel modellare si è ispirato a questa comunità, una comunità mista, maschile e femminile. E parlando con questo sant'uomo, un uomo veramente un sacerdote, un frate di grande spiritualità, un mistico, una persona veramente di santa vita, io gli chiesi, facevamo una discussione sull'importanza della comunità, e mi disse, ma quali sono le condizioni perché alcune persone possano fare vita comunitaria? Mi aspettavo chissà quali discorsi spirituali da un uomo profondamente spirituale, e invece mi ha spiazzato questo qua, mi ha detto, guardi, la prima cosa è che queste persone siano disposte a mettere le mani in tasca e a condividere i bisogni. E non me l'aspettavo questa risposta, cioè mi aspettavo una risposta più mistica, più spirituale. Vogliono fare vita comunitaria, devono essere disposti a mettere in comune i soldi, se no sono chiacchiere. Queste non sono chiacchiere, non ci credo, sono chiacchiere. Bella sta cosa. Quindi, terza caratteristica, allora, la veracità o sincerità, il dominio dell'ira, l'onestà. Versetto 29. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. Dopo aver parlato della sincerità, dell'autocontrollo, dell'onestà, Paolo accenna ora all'importanza del linguaggio, cioè delle cose che si dicono. L'ideale è che dalla bocca del cristiano non escano mai parole cattive, ma solo parole buone che servono per edificare quelli che ascoltano. Il nostro modo di parlare deve essere il più possibile pacato, sereno, non arrogante, non tale da suscitare il risentimento degli altri. Indubbiamente poi è da evitare il linguaggio volgare, ma anche il linguaggio offensivo, il linguaggio pungente, il linguaggio malevolo. Insomma, una delle più importanti virtù del cristiano è
quella di controllare la propria lingua. Io vi invito a leggere la lettera di San Giacomo, che dedica una parte, andatela a vedere poi nella vostra Bibbia a casa, dedica una parte proprio all'uso della lingua, all'uso della lingua. San Giacomo nella sua lettera scrive che la lingua è uno dei membri più piccoli del nostro corpo, ma può fare cose straordinarie sia nel bene che nel male. Con la lingua, scrive, possiamo lodare Dio e maledire gli uomini. Possiamo benedire e maledire allora. E San Giacomo dice che quando noi riusciamo a mettere il freno in bocca ai cavalli, essi ci obbediscono e noi possiamo guidarli dove vogliamo. Allo stesso modo dovremmo riuscire, dice, a mettere il freno alla nostra lingua per essere condotti nella maniera giusta. Versetto 30: e non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Alla base dell'esercizio di tutte le virtù che Paolo ha prospettato c'è l'azione dello Spirito Santo. L'esercizio delle virtù è un'azione congiunta, congiunta di Dio e dell'uomo. Si richiede per esercitare le virtù lo sforzo umano, l'impegno umano e la grazia di Dio. Per questo motivo Paolo raccomanda di non rattristare lo Spirito di Dio. Avete sentito? Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio. Mi colpisce questo verbo rattristare, perché già il verbo rattristare ci fa capire che lo Spirito Santo è una persona. Non si rattristano le cose, no? Si rattristano le persone. E lo Spirito Santo si può rattristare. Sapete quando è che lo Spirito Santo si rattrista? Quando non viene ascoltato. Quando non viene ascoltato. Quando non viene obbedito. Quando noi non seguiamo le sue preziose indicazioni. Allora lo Spirito Santo si rattrista, perché è come se dicessi: io parlo, parlo, ma questo qui non mi sente. Io indico la strada, ma questo fa di testa sua. Noi battezzati siamo stati segnati col sigillo dello Spirito Santo. Portiamo nel nostro cuore la ricchezza delle sue ispirazioni, dei suoi suggerimenti. Perciò dobbiamo seguirlo, evitando che egli parli in vano. Grazie allo Spirito Santo noi abbiamo la luce per conoscere la verità e abbiamo la forza per vivere nella pace, nell'onestà, nella benevolenza. Lo Spirito Santo è luce e forza, luce alle nostre menti e forza alla nostra volontà. Illumina la nostra mente perché ci fa capire la verità da seguire. Rafforza la nostra volontà perché ci fortifica nell'obbedire al bene. Versetto 31: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siamo alla sintesi finale. L'Apostolo raccomanda di fare scomparire dalla propria persona alcuni atteggiamenti peccaminosi di cui ha già parlato nei versetti precedenti: asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza. Sono vizi di cui Paolo ha già parlato. Ora Paolo chiede ai cristiani che questi vizi scompaiano decisamente dalla loro condotta.
scompare, proprio sparisce. È una ripetizione di quello che ha già detto nei versetti precedenti. Versetto 32: siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Al centro della vita nuova c'è la carità, che consiste anzitutto nell'essere benevoli gli uni verso gli altri, ossia nel cercare di volere il bene dell'altro più del proprio. Questo significa essere benevoli, cercare il bene dell'altro più del proprio. La benevolenza è la ricerca di ciò che è più vantaggioso per il fratello, di ciò che è più utile perché egli stia bene. In secondo luogo, dopo la benevolenza, Paolo cita la misericordia. La carità consiste nell'essere benevoli, la carità consiste nell'usare misericordia. Misericordia verso tutti, cioè nell'essere capaci di chinarsi col proprio cuore sulla miseria dell'altro. Questa è la parola misericordia. Misericordia viene da cor mortis, che è il cuore, e miseria è il cuore che sa chinarsi sulla miseria. Misericordia. In concreto la misericordia si esercita con il perdono. Il perdono verso coloro che ci hanno fatto del male. Un perdono che trae spunto dalla consapevolezza che Dio ha perdonato a noi in Cristo. Vedete Paolo che cosa scrive? Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a noi in Cristo. Chi ha sperimentato il perdono di Dio sulla propria pelle, sulla propria vita, non farà difficoltà a far sperimentare il proprio perdono agli altri. Se io davvero ho gustato, ho assaporato il perdono di Dio nei miei confronti, non avrò nessuna difficoltà a perdonare a mia volta gli altri fratelli. E così possiamo terminare questa analisi del brano di stasera. Come al solito terminiamo con la lettura del foglietto, dove c'è qualche indicazione, spero utile, per i gruppi di condivisione. Chi depone l'uomo vecchio e si riveste nel nuovo nuovo deve concretamente vivere una vita nuova che è contrassegnata anzitutto dal rifiuto della menzogna e dall'amore per la verità. In secondo luogo, la vita nuova è caratterizzata dal controllo dell'ira. Paolo esorta a non far tramontare il sole sopra l'ira, ossia a riconciliarsi prima che finisca il giorno. L'onestà è un'altra virtù fondamentale. Chi è avvezzo a rubare non rubi più, ma piuttosto cerchi di guadagnarsi il pane, lavorando onestamente e cercando di venire incontro alle necessità dei poveri. Anche l'uso della lingua va controllato, niente maldicenze, ma solo parole buone per coloro i quali vivono la vita nuova. L'esercizio di queste virtù va vissuto con l'aiuto dello Spirito Santo, il quale non va rattristato, ma seguito con docilità. Questa è un po' la sintesi di tutto il testo. Adesso qualche spunto per la riflessione. Primo spunto: il cristiano si sforza di vivere nella verità, rifuggendo dalla menzogna, dalla falsità e dall'ipocrisia. Si sforza anche di coniugare la verità con la carità, cercando di dire le cose con amore, senza offendere o rubare l'altro. In genere vivo in questo modo, faccio ricorso talora alla menzogna. Come giudico la falsità e l'ipocrisia?
sicuramente mi giudico male, però devo cercare di capire se anch'io ci casco in questi vizi, no? Se anch'io qualche volta sono ipocrita, sono bugiardo. Secondo, l'autocontrollo è fondamentale per evitare di arrabbiarsi, di offendere l'altro, di non dargli il perdono per le offese ricevute. È importante anche il controllo della lingua al fine di evitare facili giudizi e maldicenze. Domande: come giudico la mia vita in questo campo? Riesco a dominare la mia ira? Sono in grado di controllare le mie parole? Rifletto prima di parlare. Guardate, c'è chi ci riesce, c'è chi non ci riesce, c'è chi alcune volte ci riesce, altre no. Si tratta qui però di acquisire una virtù, un atteggiamento di autocontrollo. E infine, il segreto della vita nuova è lasciarsi guidare dallo Spirito Santo senza rattristarlo, agendo di testa nostra e pretendendo di fare a meno della sua grazia. Anche qui delle domande: seguo le indicazioni dello Spirito Santo che parla alla mia coscienza? Sono docile alla sua azione? Sono consapevole che senza la sua grazia non posso fare nulla? Quindi lo Spirito Santo certamente parla dentro di me, ma io lo seguo, lo ascolto. Ci mettiamo in preghiera e poi non ve ne andate perché stacchiamo la registrazione, ma vi devo dire due cose importanti, due avvisi, quindi vi prego dopo la preghiera di non andare. Possono venire ad aiutarci nella preghiera Anna Maria con Silvana. Mi lascio guidare dolcemente da te.
Thank you.